cosa che non sopporto. Non sopporto. Nadia, basta, basta. Mi prometti che mi fai dire una parola e non ridi? Sì. Ok. Un'altra cosa che proprio... Un'altra cosa che proprio io... Prometti? Mi prometti che non ridi? Un attimo. Sì? Un'altra cosa che proprio non so... Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati di nuovo nel mio canale. Spero mi vediate bene, nella triste speranza di aggiustare le luci. Sto cercando. Piccola premessa, spero non si senta l'odioso rumore del ventilatore, però... Oggi vi parlerò di 10 cose che odio, che mi fanno innervosire, che proprio non mi vanno giù, ecco. Una cosa, ragazze, che proprio non... Allora, che proprio mi fa arrabbiare, mi fa innervosire, non lo so, mi suscita dentro di me una reazione strana, è quando uno mangia e fa rumore. Oppure quando uno mastica la gomma. A me è più forte di me. Io appena sento un mognac, mentre mi sta mangiando un mognac, forse non è la cosa peggiore del mondo, non sarà la cosa più brutta del mondo, però a me, personalmente, a me appena sento un mognac, qualcosa mi arriva al cervello che mi fa talmente troppo stizzare e mi fa innervosire, non ce la faccio. E infatti non potrei mai mangiare il brodo vicino a uno che fa. Passiamo alla seconda cosa, che non è che odio, però mi fa arrabbiare un casino, ragazzi. Non so se capita anche a voi, anzi, io spero che non capiti solo a me, perché sennò sai che sfiga. Ci sono quelle giornate dove magari non hai niente da fare e non lo so, quelle giornate che c'è il telefono così, attaccato, vicino, nella tasca, nella borsa, ovunque ce l'hai, non ti caga nessuno, manco il più lontano del mondo, nessuno ti pensa, nemmeno il tuo fidanzato, tua madre, nessuno. E poi c'è quell'attimo, siamo umani, poso il telefono perché magari vado in bagno, me lo dimentico sulla scrivania, non mi porto il telefono in bagno per farmi la doccia, per fare altre cose, per sfogliare le foto su Instagram. Una volta quando si stava al bagno si sfogliava il giornale, poi si sfogliava Instagram, Facebook. E comunque, appena vado in bagno, o capita che sto facendo un'altra cosa, mi chiamano. Mi vuole il mondo, pure il più lontano parente che non senti da 100 anni, in quel momento ti contatta e ti chiama, per non parlare dei messaggi che poi arrivano: ti ha cercato mentre eri occupato, mentre tu stavi lì bella beata seduta in bagno a lavarti o a farti lo shampoo, e tutti ti pensano in quel preciso istante. Una cosa che odio tantissimo, mi suscita un odio immenso, è quando tu parli l'altra persona non ti risponde. Oppure non è che non ti risponde in modo strano. Tipo, esempio, tu parli, magari sei tutta euforica di una cosa che ti è successa, parli, racconti, oh, e poi alla fine... Ma che cosa? Lì mi sale proprio l'omicidio, mi nervosisco tantissimo, più di battenti e me ne vado, cioè non ci parlo più. Un'altra cosa che proprio non sopporto, non digerisco, e non so se avete presente voi che guidate, quando scendi e magari vai di fretta e davanti a te puntualmente c'è più lui, quel bel vecchiarello che non cammina mai, che non fa un passo, cammina a passo d'uomo, e tu lo vedi lì che gli vai dietro, che gli lampeggi, gli fa accostati un poco, niente, manco per la testa se ne fa passare, lui sta lì piano, ma non piano che devi correre, devi morire schiantato da qualche parte, proprio piano. Cosa che proprio mi fa arrabbiare e che molto la maggioranza della gente è quando è così, è scema, ragazzi, perché, cioè, tu fino a mo stai andando a 10 orario, ok? Stai camminando a 10 all'ora, quando arriva il momento che io posso sorpassare, accendono, corrono come pazzi, allora lì mi nervosisco, una volta abbassai il finestrino e bestemmie a go go in faccia, gliene dissi di 100 colori, strillando come una pazza. Allora, ma che accelera a fa, che aspetti che l'altra macchina che viene di fronte mi faccia uno schianto frontale e la rimango? E allora lì caccio tante belle parole e litigo con chi sta davanti a me.
Una cosa che non sopporto e proprio non mi va giù sono alcuni negozi e la loro politica di vendita con le loro commesse o commessi assatanati di venderti per forza qualcosa. Bene, io in questi negozi, adesso che mi fate pensare, sono quasi un anno che non entro a vedere manco un paio dei loro trucchi, perché mi è sempre capitato ogni volta, magari mi serviva quello smalto o quella matita o quell'eyeliner e la commessa per forza ti voleva rifilare altro. Ma non era che magari, non è il problema, non è che qualcuno ti viene vicino, tu stai dando un'occhiata e ti dice ti serve una mano, allora tu dici no, magari se ti serve gliela chiedi, se no tu dici no grazie, non è che ti lasciano lì in pace, no, qua stanno, qua dietro al cranio, col freddo sul collo, ma hai visto questo ombretto marrone? Questo è fantastico, lo devi prendere per forza, no guarda, c'ho un sacco di trusso, cose da smaltire a casa con i marroncini, veramente non mi serve. Ma come questo non sono gli altri marroncini. Potresti provare con questo è bellissimo. Oppure con questo, guardali, sono arrivati le nuove eyeliner, quelle lì glitterate, sono fantastiche. Guarda, te le consiglio, te le swatcho. Oppure guarda, la parte degli smalti, la nuova trusso, questo, quello, quella. No, non voglio niente, no, e no, no. Ma dico io, ma con la gente che là fuori si muore di fame, tu vuoi rifilare 10 rossetti, 20 ombrette, 3 matite, 20 l'anima, si c'è? Se sono entrata con la voglia di comprarmi mezza cosa, è passata, non voglio niente più. No, non la voglio, basta che te ne vai. Proprio per questo che in alcuni negozi non entro più, perché in pratica mi sento soffocare. Un'altra cosa che mi fa imbestialire tantissimo è tipo quando, che ne so, discuto con Celeste su WhatsApp e le due spunte blu visualizzate non risposto. Visualizzate non risposto, come mi fa innervosire, non avete idea, mi fa uscire gli occhi fuori dalle orbite. Anche non sopporto e alcune volte mi fa anche innervosire. E mi spiego una cosa, io amavo follemente il cane di mia zia, cioè andavo tutti i giorni a giocare, mi faceva le feste, mi saltava in testa, cose così. Una volta vado a casa di mia zia, il cane stava dormendo, io entro in casa, gioco con i miei cugini, poi esco fuori, insomma gioco un po', lui stava un pochino dormendo, si sveglia a un certo punto, mi corre vicino, mi dà un morso qua, che io tipo ero piccolina, ragazza, il dolore, cioè, avevo dei buchi enormi, piansi come una pazza, da allora io ho paura terribilmente dei cani, eppure io amavo quel cane alla follia, però adesso niente, mi piacciono i cani, però non, cioè quella cosa, ho avuto un blocco psicologico, ho un po' paura di quando... E ho paura in un certo senso, tipo anche quando li vedo giocare con i padroni in spiaggia che urlano, io mi ricordo che quella scena era tipo quando sono stata aggredita da un cane che amavo e da allora io ho un po' paura delle reazioni dei cani. E una cosa che non sopporto è proprio questa, quando sto lì bella spaparanzata al mare, al sole, e mi viene vicino un cane che io non conosco, magari di grossa stazza o che pure inizia a parlare. E allora lì, no? Quando il cane ti viene vicino e mi inizia a leccare i piedi, vai, io... Cioè questo cane c'ha un padrone e allora io gentilmente gli chiedo se può chiamarlo a sé, perché insomma un po' mi fa strano vedere questo cane che mi lecca, mi abbaia quasi vicino, ecco, mi fa, io ho paura e mi fa innervosire la reazione di alcune persone che continuano a dire ma no, ma quello è buono, ma non ti fa niente. Ok, sarà anche il cane più buono del mondo, più bravo del mondo, non c'è dubbio, però se mi abbaia vicino, se mi lecca i piedi, se mi viene intorno, a me dà fastidio, perché io ho una paura enorme. Quando quello viene vicino a me abbaia e a me mi esce il cuore dai polmoni, pure quando li vedo tipo... Questo sempre in spiaggia, capita quasi sempre. Quando li vedo correre, arrivare verso di me abbaiando, ragazzi, potete immaginare che io ho paura ed è... Secondo me è un po' scostumato da parte dei padroni far continuare a leccare e abbaiare in faccia alla gente i propri cani, perché insomma non tutti possono gradire questa cosa. Un'altra cosa che proprio io non tollero e questo è un problema mio personale, nel senso che io adoro
le scarpe, quelle lì, sapete, belle, aperte, estive, che magari hanno una piccola fibbietta, cioè piede tutto aperto con la piccola fibbietta, insomma, e poi un'altra fine sulla caviglia, insomma, queste scarpe tipo così. Ecco, io ogni volta le vedo, mi innamoro, però poi quando le provo mi viene sempre un magone perché non so. Allora, io ho il piede magro e insomma, ho sto piede che è magro e ogni volta che io infilo queste scarpe mi scivolano tutte le dita, insomma, tutta la piede mi scivola giù, le dita si aprono. Mi si aprono le dita così. Tenete presente quella pagina di Perculo che sfotte la gente che cammina per strada con le dita dei piedi tutte aperte così, oppure le dita fuori dalla scarpa di 2-3 centimetri? Bene, a me. E quello l'effetto che fa con alcuni tipi di scarpe così, che sono bellissimi, però a me ad un certo punto il piede scivola e le dita si aprono. E sembra una papera. Odio, odio, odio a morte, odio e amo quel tipo di scarpa. Le amo perché vedo che sono bellissime e le odio perché la maggior parte di loro mi fa venire fuori queste dita strane. Oppure quando state vedendo una serie televisiva o un film e sta la scena quella lì proprio tosta, no? Che non vi potete perdere, tua mamma che ti chiama, Fatima, mangiare, oppure questo, tutti ti vogliono in quel momento. Oppure ti salta la correa, oppure quando ti salta la correa stai facendo qualcosa di importante. Queste ragazze sono proprio le cose che io non sopporto, vabbè, a parte le cose un pochino più frivole, non sopporto tipo la maleducazione, insomma, tantissime cose che oggettivamente tutti possono non sopportare o tra virgolette odiare. Voglio sapere, e lo voglio sapere, magari anche una sola cosa scritta giù nei commenti che voi proprio non tollerate, perché io anch'io sono molto curiosa e quindi voglio assolutamente sapere da voi giù nei commenti qual è la cosa che proprio vi fa più arrabbiare. Io spero di avervi tenuto almeno un minimo di compagnia, che questo video vi sia piaciuto, fatelo sapere con un mi piace, insomma, come volete. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.